Cari amici del Cacciatore di Zombie, buongiorno. La pausa estiva si è protratta un po' e sono stato un po' latitante con i video, mi scuso. Oggi torniamo a parlare di abbigliamento tattico e lo facciamo con un accessorio, diciamo, non così di primo equipaggiamento, ma che ha degli aspetti di utilità non trascurabili e che interessa a più di qualcuno nell'ambito del survival. Parliamo dell'elmetto tattico, del casco tattico, che sono praticamente, si tratta di un casco paracadutista. In pratica è fatto e studiato per l'uso sportivo e presenta una serie di possibilità di ospitare accessori utili alla sopravvivenza e offre un certo grado di protezione da bossoli quando si spara, specie quando si spara in prossimità di altri shooters, e anche in casi di accidentali cadute, collisioni con rami, e è anche molto comodo se ci si sposta su mezzi a due ruote, se si va in moto piuttosto che in bicicletta, riesce a offrire un certo grado di protezione senza bisogno di dotarsi di un ulteriore copricapo protettivo. Adesso velocemente vediamo come ho allestito il mio. Come avete visto, non ci sono tantissimi accessori montati sopra per un motivo semplice. Più accessori si montano sull'elmetto protettivo, maggiore è il suo peso e più nel lungo tempo se ne sente il gravare sopra, soprattutto sui muscoli del collo e sulla testa, e diventa scomodo da utilizzare. Come ben sappiamo, invece, nelle lunghe sessioni, nelle marce, nei periodi appunto in cui bisogna essere equipaggiati, la comodità è il primo fattore. Una breve descrizione degli accessori che io ho scelto personalmente di equipaggiare al mio elmo tattico. Poi l'equipaggiamento può variare a seconda dei gusti, delle esigenze di utilizzo, però facciamo un piccolo resoconto su quelli che a mio avviso sono i fondamentali, i basilari. Innanzitutto un paio di occhiali, come vedete, con lenti Lexan antiurto, che si differenziano un po', ricordano quelli da sci o da motociclismo, da motocross, ma si differenziano per alcuni fattori non trascurabili. Innanzitutto, come potete vedere, la parte che attacca al viso non è in materiale spugnoso come accade appunto in quelli da sci o da moto, e questo cosa implica? Sicuramente quelli spugnosi sono più comodi, non ve lo nascondo, e evitano il problema della sudorazione a contatto, però hanno un loro limite, ovvero non possono essere appoggiati sul bordo del casco, perché la spugna, appoggiandosi, spostandosi sul bordo rigido della calotta, tende a sfaldarsi. Questi qui, che sono in materiale plastico rigido, in una specie di nylon, ma neanche nylon, direi più silicone, sono morbidi ma sono resistenti a questo tipo di attrito. Dopodiché hanno in dotazione una serie di lenti intercambiabili. Questi qui in particolare hanno una lente completamente chiara, una lente bianca, trasparente, che diciamo che è quella più consigliabile perché è adatta a tutte le condizioni di luminosità, e una lente completamente scura, diciamo una lente da sole. Io questa qui vi sconsiglio di utilizzarla perché ai cambiamenti di luminosità nei luoghi scuri, in grotta piuttosto che durante la notte, rende inutilizzabile l'occhiale stesso. Dopodiché una lente come questa che tengo montata, che è su un giallino ocra, che aiuta nell'acquisizione della mira, perché fa risaltare di più le sagome, stagliarle più sullo sfondo rispetto alla lente completamente chiara. Inoltre l'occhiale può essere
dotato di un supporto per lenti correttive, e vi permette praticamente, appena lo indossate, di avere anche la correzione del vostro difetto visivo. Io per esempio sono miope, e avere la possibilità di mettermi un occhiale che già ha la sua correzione all'interno mi facilita moltissimo e comunque mi velocizza qualsiasi tipo di operazione. Questo è un accessorio che si vende a parte. Un'altra caratteristica di questo tipo di occhiale è il fatto che ha incorporato la sua custodia, e non è una custodia a sacchetto come quelli da motocross o da sci che li contiene e basta, ma è una custodia che praticamente scorre lungo l'elastico e permette di proteggere e coprire la lente nel momento in cui non sono utilizzati e messi, si tengono sull'elmetto, in modo che rami, rovi, spini o eventuali bossoli espulsi dal compagno di tiro non vadano a rigare accidentalmente la lente che in quel momento non si sta usando. Sempre sul casco consiglio di equipaggiare una piccola torcia che permette di muoversi nell'oscurità senza bisogno di utilizzare la torcia generalmente posizionata sull'arma, che può essere arma corta o fucile. Questo che vantaggio dà? Innanzitutto il vantaggio principale è che si orienta la luce dove si gira la testa, in maniera praticamente immediata, e non si consuma la batteria che equipaggia la lampada equipaggiata sull'arma. Vuol dire che nel momento in cui si arrivi a uno scontro a fuoco notturno la lampada dell'arma è al massimo della sua efficienza. Questa è una lampadina, una pila a LED con un fascio direzionabile, e quindi permette anche di concentrare il fascio di luce rendendosi meno visibili alle grandi distanze. Inoltre ha una batteria, ho sbagliato il senso di smontaggio, l'ho smontata dal lato opposto, non fa niente. Ha una batteria al suo interno, una batteria ricaricabile, come vedete, e in dotazione ci sono alcuni accessori per la ricarica molto utili. Innanzitutto ha un blister che può contenere tre batterie mini stilo normalissime, per cui in caso non si possa ricaricare è sufficiente utilizzare tre mini stilo che sono di reperibilità, praticamente si trovano ovunque, di facilissima reperibilità. Un caricabatterie da presa 220 che ci consente di ricaricare la nostra batteria principale a qualsiasi presa di casa, e uno spinotto di ricarica da 12 volts come quelli che si possono avere per la presa accendisigari della macchina, o come vedremo più avanti io ho un piccolo pannello solare con la presa accendisigari che permette la ricarica anche al di fuori dei normali circuiti elettrici di approvvigionamento energetico. Ma veniamo alla scelta del tipo di casco. Perché un elmetto da lancio piuttosto che un elmetto balistico? I motivi che mi hanno portato a questo tipo di scelta essenzialmente sono due. Uno, vabbè, la facilità della reperibilità sul mercato di questo accessorio piuttosto che di un accessorio militare con specifiche militari. Il secondo sicuramente è legato al prezzo d'acquisto, ma principalmente il vero motivo di questo tipo di scelta è la possibilità di utilizzare questo tipo di elmetto in abbinata con le cuffie, le protezioni auricolari per quando si spara. Infatti questi caschi sono studiati appositamente per questo tipo di utilizzo, tant'è che se vedete all'interno le protezioni
sulla testa rendono possibile il passaggio nella parte centrale della fascia delle cuffie. Inoltre sono dotati di agganci e rail che permettono di collegare le torce o quant'altro. Ci sono poi dei velcri su cui poter attaccare un po' di tutto. Per esempio sul velcro posteriore sarebbe possibile attaccare una mini cartucciera da calibro 12 come quella che io ho attaccata sempre a velcro sul mio tattico, però preferisco non gravare di troppo peso l'elmetto proprio per il discorso di facilità di utilizzo. Vediamo come si utilizza con le cuffie. E potete vedere facilmente che la cuffia in sé non dà nessun tipo di problema all'utilizzo, anzi è estremamente comoda e completa la dotazione dell'elmetto. Ce l'abbiamo fatta. E questo è. Come dicevo, in questa conformazione si può guidare una moto, sparare accanto a dei compagni senza rischiare di vedersi arrivare in faccia, sugli occhi, in testa e i bossoli incandescenti, e offre un minimo grado di protezione nelle cadute, negli ingressi nei locali stretti. In più, come dicevo, integra la luce nelle condizioni di scarsa illuminazione, gli occhiali e la protezione auricolare. Vediamo adesso di montare questi accessori e vedete con quale facilità diventano disponibili. Allora, l'attacco della lampadina è un attacco che devo dire l'ho un po' inventato io, ma come in tutti i casi bisogna sapersi arrangiare, tant'è che questo alloggiamento originariamente è studiato per ospitare il sistema di visione notturna, che io cioè, a me piace come concetto, però l'utilizzabilità in proporzione al costo che ha questo accessorio per me lo rende abbastanza uno sfizio, un po' superfluo. Allora, vediamo come si attacca questa in maniera proprio molto semplice. Come vedete è subito pronta, ha diverse intensità e possibilità di segnalazione. Dopodiché mettiamo gli occhiali. Ecco, io per esempio questo velcro l'ho utilizzato per mettere dei velcretti sull'elastico in modo che l'elastico non scorra più, non sia possibile per cui per l'elastico spostarsi e scivolare via dall'attacco. Come vedete, quello che vi dicevo, la protezione plastica quando va a strusciare sull'elmetto non dà quello sfregamento che porta alla distruzione del materiale spugnoso, perché è appunto in plastica. Su questi rail sono in dotazione dei supporti Weaver, che però io ho preferito levare per utilizzare questi attacchi a U che sono progettati per una telecamera in realtà, ma a me, come vedete, tornano molto più comodi per mantenere l'elastico in posizione senza rischiare che accidentalmente mi cada sugli occhi mentre sto correndo, mentre mi sto spostando. Immancabile ovviamente lo stemmino di Zombie Hunter che porto. Cosa che mi sento di consigliare nell'adozione di questo tipo di protezione è una protezione per il freddo, che io personalmente ho mutuato direttamente dal mondo delle due ruote delle moto. È una maschera che permette di essere indossata senza dover levare il casco, il copricapo, per cui è di facilissimo utilizzo. Adesso vediamo insieme come si fa. Montiamo tutte le parti. Allora, come vedete, questa è una maschera che basta posizionarla sulla faccia
posiziona così sulla faccia e va direttamente dietro alla nuca a attaccarsi con un velcro in modo che possa proteggere dal freddo, dalle intemperie e permette di essere utilizzata anche con la sua mascherina protettiva per gli occhi senza nessun tipo di problema, di difficoltà. E questo è quanto. Vi ringrazio per aver seguito un'altra recensione, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Il costo di questo elmetto, diciamo che senza accessori possiamo partire dai 20-25 euro, più facilmente si trova intorno ai 40 e quelli più professionali sui 70-80 euro, dotati magari di tutti gli attacchi. Momento in cui li scegliete, l'unica discriminante che vi invito a verificare è che ci sia questa rotella di regolazione che fa un po' la differenza tra quelli buoni e quelli mediocri e che le imbottiture dentro siano riposizionabili tramite velcro e che siano di buona qualità. Anche per questa volta è tutto. Io mi sento pronto, come spero voi, e alla prossima!